Siamo dati Gesù e Maria per le sue progressività. Liturgia della prima domenica di Quaresima è tradizionalmente dedicata alla contemplazione dei 40 giorni che Gesù ha trascorso nel deserto, come abbiamo sentito nel racconto molto succinto di San Marco, come sostiene, tentato da Satana. Il motivo è che appunto la Santa Quaresima, la Sacra Quaresima, non è altro che farci rivivere anche a noi questa esperienza che Gesù ha fatto e farci riscoprire la realtà, come dire, di fede profonda del combattimento spirituale, che purtroppo esiste il nemico della nostra salvezza. La creazione ordinaria, come ci insegna la Chiesa, è quella di tentare l'uomo spingendolo al male. È un pericolo reale in cui si può cadere. Gesù nel deserto ha combattuto e ha vinto per noi, e in lui, attraverso le armi quaresimali, che come il Papa ci ha recentemente ricordato, sono il digiuno, la preghiera e la penitenza, possiamo essere vittoriosi. A fianco a questo tema, questa domenica vediamo anche un tema analogo, che è quello della conversione, attraverso queste piccolissime parole di Gesù, un brevissimo discorso di Gesù: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. C'è un po' il programma di quello che è il fine della Quaresima. Voi sapete che per l'imposizione delle sante ceneri che abbiamo fatto mercoledì scorso, sono due le formule che la Chiesa raccomanda. La prima è quella che ci fa ricordare la caducità della vita terrena e quindi l'importanza di elevare il nostro sguardo ad orizzonti più ampi di quella della nostra limitata appunto vita su questa terra. Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. L'altra è proprio quella che mutua queste parole di Gesù: convertiti e credi al Vangelo, sancendo quello che è il programma quaresimale. Questo è un tempo di conversione. Abbiamo fatto una buona quaresima se arriviamo alla Pasqua convertiti. Ora, in questa prima pomeria vorrei riflettere un pochino insieme con voi brevemente. Cosa vuol dire conversione? Perché questo è un termine che ritorna in continuazione. Ci aiuteremo attraverso le prime due letture, che sono collegate proprio con questo tema, anche se apparentemente sembrano un po' andare per conto loro, no? La prima lettura, ecco, avete con voi, se volete rivederla ai foglietti, ci presenta la rinnovazione dell'alleanza tra Dio e Noè dopo il diluvio. In che contesto storico stiamo? Voi sapete, Dio crea l'uomo, poi c'è il peccato originale. A un certo punto, da questo peccato originale, se uno segue i primi capitoli del libro della Genesi, succede il finimondo, cioè succede una progressiva degradazione dell'uomo. L'uomo scende talmente tanto in basso che a un certo punto la Sacra Pagina mette antropomorficamente in bocca a Dio un'espressione che ci fa tremare: mi pento d'aver creato l'uomo. Cioè, l'uomo è talmente tanto corrotto, di essere diventato così brutto agli occhi di Dio, che è chiaro che Dio non pensa realmente così. Questa è un'espressione, ripeto, puntuale dal nostro modo di pensare, dice: ma come ti sei ridotto? E nella Bibbia proprio il fenomeno drammatico del diluvio universale ha come fine: senti, dobbiamo fare una cosa drastica, azzeriamo tutto e ricominciamo da capo. Vi ricordate, secondo il racconto biblico, Dio carica Noè, lui, la sua famiglia, e accoppia tutti quanti gli animali della terra, costruiscono quest'arca, viene il diluvio e ricomincia un nuovo inizio dopo Noè. E il segno di questo nuovo inizio è l'arcobaleno. Qual è il messaggio molto profondo di questa lettura? A prescindere dalle circostanze storiche che la caratterizzano. Cos'è la conversione? E perché è necessaria la conversione? La conversione è una... scusate se alzo... vedete? Questo si gira pagina, si volta pagina, questo che c'è indietro non si riapre più. Quindi c'è un cambiamento, una trasformazione, un prima e un dopo. Quindi una situazione di morte che a un certo punto necessita di un intervento chirurgico drastico, bisogna metterci punto e basta e voltare pagina. Questa è un'immagine molto bella di quella della conversione. Questa immagine viene ripresa da San Paolo e cita proprio nella seconda lettura
passo del diluvio. E cosa dice? Dice che un tempo nostro Signore pazientò mentre Noè fabbricava l'arca, per mezzo della quale furono salvate le persone, per mezzo dell'acqua. Dice, figura questa del battesimo. Chi è stato tra i presenti, abbiamo appena finito l'incontro di catechismo degli adulti, ricorderà qualcosa. Che cos'è il battesimo? Dicevamo prima, ah, il battesimo, guardate, è proprio uno spartiacqua tra un prima e un poi. Quando viene battezzato un adulto, basta che quell'adulto dice che crede che Gesù Cristo è il figlio di Dio, riceve il battesimo. E che cosa succede? Il battesimo cancella tutti i peccati della vita passata, tutti, tutte le pene dovute per i peccati, e infonde una vita completamente nuova, divina, con la grazia santificante tutte quante le virtù. Cioè c'è veramente un uomo vecchio, come dice San Paolo, e un uomo nuovo. Voi sapete per esempio che è tanto importante il nome del battesimo. Voi sapete che un tempo, quando si battezzavano gli adulti, il nome del battesimo era diverso dal nome civile. Questa cosa l'hanno conservata, adesso la stanno perdendo. Per esempio gli istituti religiosi, no? Dopo, adesso che si battezzano i bambini, parte il fatto che il nome del battesimo è sempre molto importante, ho scelto bene il nome del battesimo. E mi permetto di avere una piccola parentesi, perché con molti di noi non so come incontrarvi se non durante la messa domenicale. C'era un tempo, un'antica tradizione, che adesso è un pochino smarrita, ma che è una tradizione santa, di mettere più nomi di battesimo. Cioè, io al comune sono Leonardo Pomperei, ma di battesimo i miei genitori mi hanno messo quel nome, Leonardo, Maria, Enrico. Non è una cosa fatta tanto per farla, capite? Perché voi sapete che il nome del battesimo deve essere anzitutto il nome di un santo. Santo, perché? Perché le persone di cui porto il nome pregano per me. Capite? Portare il nome della Madonna, io ringrazio, non so come ringraziare, perché mia madre ha insistito perché mi chiamassi Maria, d'accordo? Tantissimo, la ringrazio. Cioè, insomma, invece la Madonna che prega per me, sono tanto contento. Se sento la Madonna prega, capite il senso? Prega per tutti, è un atto di devozione bello, capite? Un tempo era tanto significativo, perché cambiare nome che significa? Significa che quello che io ero non c'è più, c'è un'altra persona. Voi sapete che Padre Pio, come si chiamava Padre Pio al secolo? Si chiamava Francesco Fongiovi. Quando si diventava frati, il giorno che diventavi novizio, dicevano tu eri Padre Pio. Da oggi in poi tu eri, scusate, Francesco Forgione, da oggi in poi Francesco Forgione è morto e comincia a vivere fra Pio da Pietrelcina. Questo era una cosa nostra. Perché era una cosa nostra? Perché dal giorno del battesimo sei un'altra persona. Perché? Perché prima c'era una vita senza Cristo. Da quel momento in poi c'è una vita con Cristo. Oh. E adesso noi siamo tutti quanti più o meno vicini. Per noi stiamo già avuto l'altro a posto? Non proprio. Allora, il fatto che ogni anno la Chiesa ci richiami alla necessità della conversione vuol dire molto semplicemente questo, che anche se più o meno magari possiamo fare una vita abbastanza vicino al Signore, noi non saremo mai in questo mondo tanto buoni, tanto giusti e tanto santi da non avere qualcosa da correggere, da rettificare, da cambiare. Voi sapete che entrare dentro noi stessi, vedere le cose che non funzionano, perché confessarsi, abbiamo parlato oggi del catechismo degli adulti, del catechismo della previdenza, confessarsi, dicevo ai presenti oggi, sapete che il nome della confessione è anche sacramento della penitenza. Perché? Perché andare da un prete a dire i propri peccati, chiamandoli per nome, senza starsi a dire sì, se posso fare qualche piccola battuta, no? Se me la consentite, io non vado a confessare, sono io, dico, posso dire al prete, ma sai, il mio amico mi ha fatto proprio arrabbiare. Che peccato sto confessando secondo voi? Il mio o quello del mio amico? Io sto dicendo, se non mi avesse fatto arrabbiare, mi sarei arrabbiato. Quindi chi l'ha fatto il peccato? Io l'ho fatto lui. Io voglio andare dal prete, sai, mi sono arrabbiato come un'animale con questa persona. Punto e basta. Poi, se non è colpa mia, se questo mi ha provocato, conosciamo cosa il nostro Signore, ma è più umiliante andare a dire, senti, io mi sono arrabbiato.
Oppure mia moglie mi ha fatto questo, mi ha fatto saltare pazienza e mi è uscito lo sfondone. Chi l'ha fatto il peccato? L'ha fatto tuo moglie o tuo marito. Allora, per esempio, confessarsi bene, perché capite, il battesimo si diceva una volta solo, la confessione ci diciamo spesso. I maestri di spirito, anche la Chiesa, sapete che la Chiesa dice, è indispensabile confessarsi quando hai commesso un peccato grave di cui ti rendi conto davanti a Dio prima di fare la comunione. Attenzione che anche qui il peccato è grave non a seconda se io lo ritengo o non lo ritengo tale, ma un peccato è grave a seconda che la legge di Dio lo ritenga o non lo ritenga grave. E qui anche oggi, dicevo, è presente all'incontro di catechismo, noi dobbiamo formare la nostra coscienza, perché non è detto che quello che io sento che sia bene sia male corrisponda al bene e male oggettivo. Noi abbiamo il dovere di conoscere e approfondire la legge di Dio per sapere se nella nostra vita stiamo camminando o non stiamo camminando bene. Questa è la prima cosa. Ma la seconda cosa è entrare dentro noi stessi e interrogarci. Quali sono le cose che non funzionano? Allora, tu sei obbligato a fare la confessione quando c'è un peccato mortale e vuoi fare la comunione. Sapete che la Chiesa, la legge della Chiesa ancora chiede di adempiere il precetto pasquale, cioè fare la confessione di Pasqua. La confessione di Pasqua è preparata bene, perché non è una confessione qualunque, è una confessione che andrebbe fatta bene appunto perché a Pasqua ci deve essere una svolta nella mia vita, magari una presa di coscienza, un cambio serio di direzione, no? Magari fino a prima andava a messa un po' singhiozzo e adesso di oggi in poi basta, a messa la domenica sei punto e basta, oppure ogni tanto mi scappava uno sfondone, da oggi in poi la muzzi con la lingua, e da oggi in poi la lingua con la muzzi, tanto per fare qualche esempio piccolo, no? Quindi ci deve essere questo tipo di svolta. Però sapete che la Chiesa raccomanda anche la confessione dei peccati più piccoli e anche piccoli piccoli, perché ogni volta che andiamo davanti al confessore noi esercitiamo la nostra volontà di convertirci, perché compiamo un atto di umiltà, facciamo un atto penitenziale, perché anche andare a dire ho perso un po' la pazienza, ho detto qualche bugia di scusa, non lo so, ho avuto dei cattivi pensieri, ho perso tempo, ho guardato in televisione cose che non sono molto per la quale, quindi diciamo cose che la nostra coscienza percepisce un po' più piccole, è comunque un gesto santificante, tanto santificante, perché esercita la nostra umiltà, ci rende piccoli davanti a Dio, andiamo a dire al Signore ho bisogno del tuo aiuto e del tuo perdono, non faccio a me, non è che non ho fatto niente, capite? Quando uno dice che non ha fatto peccati, c'è stato tre possibilità, guardate, tre possibilità, poi vi dirò quella che è più rara e quella che è quasi sempre così. Quando uno pensa di non aver fatto peccati, o è parente stretto di Gesù e della Madonna, che Gesù e la Madonna veramente i peccati non hanno fatti mai, d'accordo? Ma pure i santi non hanno fatti qualche piccolo piccolo piccolo. O Dio non voglia, è parente del diavolo, perché il diavolo è cattivo come è. Lui dice sempre che non ha fatto nessun peccato. Ma questo insomma, o, e questo quasi sempre, non è che non ha fatto nessun peccato, non sa che ne fa tanti, quindi non sa quello che dice perché non si rende conto dei peccati che fa, quindi li fa ma non li sa riconoscere, e questo è un problema, questo è l'unico problema, questo è un problema grosso, perché se tu li fai e non li sai riconoscere, che succede? Succede che la tua vita sarà molto più brutta di quello che potrebbe essere, sarà molto più triste di quello che potrebbe essere, sarà molto meno bella di quello che potrei, metterai a frutto molti meno talenti, farai molto meno bene, vorrai molto meno bene al Signore, è un guaio, anche se tu non ne sei consapevole. Allora qual è il rimedio? Il rimedio è camminare in conversione, ascoltare, conoscere, formare la tua coscienza, no? Adesso io al secondo anno questo qui, io l'ho promesso appena sono arrivato, però forse quando sono arrivato molti non lo capivano, no? Questa è una cosa che su cui spinse tanto il vescovo, che era vescovo quando io sono diventato sacerdote. A noi giovani preti ci fece proprio la testa così. Lui disse, guardate, il problema principale che c'è adesso in giro il popolo di Dio è la mancanza di formazione. Oggi, per esempio, il catechismo degli adulti, lo dico anche per invogliare chi non c'è,
abbiamo parlato della presenza di Gesù nella messa e nel tabernacolo. Chiedetelo nel vostro cuore. Voi vi rendete conto di cosa succede tra poco sull'altare e di cosa c'è nel tabernacolo? Forse no. Forse perché non ve l'ha mai detto nessuno. Però sappiate, intanto andrà a cadere su di me. Io l'ho detto alle persone presenti 10 minuti fa. Molti dei presenti stavano con due occhi così. Come stavo con due occhi così io la prima volta che me lo dissero a me? Capite? Perché fu una scoperta, una cosa bellissima. Capite? Ecco, quello che la Quaresima spinge un pochettino, ci dovrebbe invogliare un po', è questo, perché tu certamente dici: io non ho peccati, non ti rendi conto di quello che dici, non sai quello che dici. Però il nostro Signore potrebbe dirti: senti un po', figlio mio, ma tu cosa hai fatto per essere formato? Hai cercato di informarti, di documentarti, hai sentito, quasi andato a qualche incontro, non può andare incontro, hai letto qualche bella rivista che sta in fondo al banco della buona stampa, qualche bello muscoletto, sei andato su internet, hai sentito qualche predica, hai letto un libro del santo, insomma qualcosa ne hai fatto, hai letto il catechismo della Chiesa Cattolica, perché altrimenti queste cose non ci piovono dal cielo, capite? Ah, non c'è conversione, diceva il vescovo, senza formazione, perché tu appena le senti alcune cose dici: ho capito che davanti all'altare, sull'altare, si compie il sacrificio della croce. E te pare che io sto in piedi, come alcune persone, mentre che Gesù sta morendo in croce per me? Ma non è che mi metto in ginocchio, mi butto per terra, se ci credo. Però c'è bisogno di chi ti faccia un attimo presente, perché non si può fare sta cosa durante un'omelia. L'omelia, già stiamo fuori tempo massimo. L'omelia è piccola, non è un incontro formativo. Allora, per camminare in conversione dobbiamo dare tempo e spazio alla formazione, e questo può farlo soltanto lui. Ecco, io lo assicuro come parroco, fino a quando starò qui metterò di tutto a disposizione di tutti quanti. È ovvio che come il Signore viene incontro a noi, ci tende la mano, bisogna raccoglierla, così alle offerte che ci vengono fatte bisogna dare sempre una risposta, e nessuno può darla al posto nostro, ecco perché la Chiesa dice: convertiti tu, che è un atto tuo personale, e credi al Vangelo, quindi entra nell'ottica che della tua anima devi prendertene cura, perché se non te ne prendi cura rimarrà come un deserto, se te ne prendi cura diverrà un bellissimo giardino da offrire al Signore. Chiediamo la parola che ci aiuti a fare una fruttuosa e santa Quaresima. Siamo andati Gesù e Maria.